Bentornati amici di Vita Gentile in questo nuovo video, tutto dal sapore orientale. E sono molto felice di condividere con voi questa salutare bevanda ayurvedica, proveniente dalle antiche tradizioni indiane, una gioia per gli occhi e un vero toccasana per il corpo. Terre lontane dove ha origine la curcuma, spezia largamente utilizzata dalla medicina ayurvedica per trattare una grande varietà di disturbi. E anche la ricerca scientifica ha evidenziato come il frequente utilizzo della curcuma, meglio ancora se assunta con questa speciale ricetta, aiuta a prevenire disturbi cardiovascolari, riduce il livello del colesterolo nel sangue, regola il metabolismo, depura il fegato e molti altri. Ma passiamo ora alla facile preparazione. Per aumentare i benefici della curcuma e renderla biodisponibile al nostro organismo, servono altri ingredienti, quali il pepe nero, in quanto la peperina potenzia l'assorbimento. E l'aggiunta di grassi buoni, tipo un filo d'olio d'oliva o di sesamo. Per esempio in India aggiungono un po' di burro chiarificato. Molto spesso utilizzo l'olio di cocco, che, abbinato al latte di mandorla, diventa una vera delizia. In ogni caso, si possono utilizzare altri tipi di latte, soia, avena, farro. E per finire, a piacere, un po' di dolcificante, come l'agave, il miele o lo zucchero. Una spolverata di cannella, che donerà un buon sapore, oltre alle infinite proprietà, tra le quali antinfiammatorie, aiuta in caso di fame nervosa, dolori mestruali e molte altre. Bene, pochi minuti e questa super bevanda sarà pronta. Inizio col preparare la pasta di curcuma. In un pentolino verso 65 ml di acqua, un pizzico di pepe nero e 20 g di curcuma. Lo faccio cuocere a fuoco basso per qualche minuto, fino a quando inizierà ad addensare. Questa pasta si conserva in un barattolo ermetico in frigorifero per un mese abbondante e può essere utilizzata per insaporire una zuppa oppure spalmata sul pane. In India viene utilizzata anche come cicatrizzante per piccole ferite o in caso di punture di insetto. Ne prelevo un cucchiaino e lo verso in un barattolo di vetro che utilizzerò come shaker. Il suggerimento è quello di assumere questa bevanda una volta al giorno per un periodo lungo 40 giorni, in modo da diventare una sorta di cura che aiuta a detossificare l'organismo e a spegnere eventuali stati infiammatori. Molti vantaggi sono stati elencati a inizio video. Altri, non meno importanti, sono che può aiutare in caso di reumatismi e può contribuire a mantenere sane ed elastiche le articolazioni. Ora agito il barattolo per creare una gustosa schiumina. Un pizzico di cannella, un filo d'olio di cocco e dolcifico con un po' di agave. Ed ecco pronta una tra le bevande più salutari. In ogni caso ci sono delle controindicazioni. Viene sconsigliato durante la gravidanza o l'allattamento. I bambini possono assumerlo solo dopo il terzo anno di età. Sconsigliato anche per chi soffre di disturbi alla cistifellea, alle vie biliari, di colicisti o di ulcera, chi assume anticoagulanti o insulina. Ottimo, siamo arrivati alla fine del video e spero tanto che questa sana ricetta vi sia piaciuta. Come sempre vi invito ad iscrivervi, ad attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Vi ringrazio e ci vediamo prestissimo, sempre qui sul canale di Vita Gentile.